calma, perché poi se si scatenano è difficile riuscire a parlare. Buonasera, buonasera agli amici Ultras, buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Tore Massa. Tore, che è anche un dirigente del Garibaldi, uno dei più affezionati a questa società. Ma l'importante è non mollare, come vedo che a certi momenti stanno facendo. Devono andare avanti col loro gioco, cercare di tirare fuori qualche ragno dal buco, quando riescono almeno, speriamo che ci riescano al più presto. Ecco, Tore Massa e Garibaldi è una grande famiglia, il fatto che voi siate qua con i tamburi, con le bacchette, sta a testimoniarlo. Ma noi si cerca di fare di dare il nostro apporto, il nostro incoraggiamento ai momenti bui e anche ai momenti buoni. Purtroppo se si vinca o si perda, anche noi facciamo parte della stessa barca. Li sta seguendo con particolare attenzione. Da quando è qua? Eh? Da quando? Da almeno una settimana. Non lo sapevo, è la prima volta che sento che c'è una TV locale. Bene, allora facciamo così, Tore, è un impegno. Tu questa sera quando vai a casa clicchi dal tuo computer www.lamadalenatv.it. Va benissimo, non mancherò. Va benissimo, vi ringrazio. È la mascotte oppure no? Sì, mio ed è centrale. Giusto, questo Stefano, non ce lo dobbiamo perdere. Questo è il cagnolone di Martinez. In questo momento a cosa starà pensando secondo te Paolo? Che gli piacerebbe tanto entrare in campo e fare tutto lui. Per cercare di risolvere qualcosa, ma insomma, far di più. Perché comunque da centrale dipende molto il suo gioco da quello che fa la squadra, quindi purtroppo a volte ci si sente un po' impotenti da centrale, ecco qua. Gaetano Ferrigno. Sì, Gaetano Ferrigno. Cioè, è un pezzo di storia del Garibaldi. 23 anni questa società. Hai fatto di tutto. Ho fatto di tutto e facciamo ancora di tutto. Stiamo con la squadra tutta la settimana, gli allenamenti, gli infortuni, perché questa palestra è freddissima, gli infortuni sono all'ordine del giorno durante gli allenamenti. La struttura ormai è vecchia, è quella che è, non è ospitale, fa freddo, non ci sono i bagni, questa è una cosa diciamo che è importante. La gente è un po' scocciata. Insomma. Comunque c'è la promessa dell'assessore Zanchetta che i bagni esterni saranno messi in funzione. L'assessore Zanchetta è stato un nostro dirigente, ha avuto degli incarichi importanti nella società, conosce bene il problema e spero, anzi penso che risolva il problema. Gaetano, abbiamo strappato al tuo collega di dirigenza l'impegno di cliccare su www.lamadalenatv.it. L'abbiamo già visto, lo stiamo già seguendo. Di Giovanni e Lorenzo Cusino, due giocatori che stanno dando al Garibaldi parte della loro gioventù. Se riescono a uscire si soffre tantissimo. Io sono sempre in agitazione con la partita, sono una cosa più forte di me. Speriamo che riescano a recuperare qualcosa, anche se è un po' difficile. Maria, cosa significa avere due figli che giocano nella stessa squadra? Allora, significa che sono parte del Garibaldi, noi siamo parte del Garibaldi, è una soddisfazione, un orgoglio, perché comunque per lo sport è comunque quello che porta avanti i ragazzi e spero che i figli dei miei figli giocheranno anche loro a pallavolo, perché è bellissimo, è una cosa stupenda. Noi siamo appassionati quando Giovanni è entrato anche per opera tua, perché Giovanni l'avevi preso tu alle medie che aveva 11 anni, adesso ne ha quasi 30. Ed è da quando aveva 11 anni che gioca. Lorenzo da quando aveva 15 anni e ne ha 27 anche lui, quindi è una cosa bella per noi. E la nostra
vita praticamente. Ecco, la nostra vita. Questo è il match ball per la Pallavolo Orte, purtroppo per i Garibaldi le cose si sono messe veramente male, 24-17, ripetiamo. Questa potrebbe essere la palla decisiva, vediamo Schettino, l'alzata di battaglia dalla seconda linea, Giovanni Cusino, palla lunga, 25-17, 3-0, i Garibaldi ci lascia le penne al palazzetto di Via La Marmora, grande scoramento, purtroppo i giocatori dell'Orte festeggiano, qua il buon Pippo non ha portato bene, il cagnolino mascotte dell'amico Martinez, niente, non è andata Pippo? No, purtroppo no. Niente, la prossima. I giocatori si scambiano i saluti, gli applausi un po' timidi del pubblico del palazzetto di Via La Marmora, un vero peccato che Garibaldi abbia chiuso in maniera così netta questa partita con una sconfitta che rimette un po' tutto in gioco il discorso di rimanere agganciati al treno della medio-alta classifica.